Va bene. Sì, già medicina, ma ho ripreso già questa frutta. Abbiamo già detto l'anno scorso. Sta frutta, come sempre, vera o falsa? È frutta. Sì, la natura di prima mano. C'è il parroco, lo sa già. Poi vuoi il calo, c'è il calo di audience, proprio. Facendo il loro ingresso anche in piazza Fontana, l'associazione Circus Sportica di Pinerolo, a cui va un grandissimo applauso. Accogliamoli con questo grandissimo applauso. L'anno scorso. Bravissimi! Anche per loro.
dei popolani di Gap. Un applauso anche per loro. È il giro di traino. Che passano il gruppo storico dei popolani di Gap, stanno passando un applauso, sono tutti veramente entrati. Intanto dietro vediamo i cantastorie del 600, cura dell'allegra compagnia Mr. Brown, un applauso grande per i cantastorie del 600, accogliamoli che entrano con animali che uno tiene a casa tutti i giorni. Per le loro esibizioni che hanno fatto lungo il percorso, eccoli, un applauso. Ingresso i frati dell'antico convento, i cappuccini, un applauso anche per loro. Thank you.
calore, anche se non sappiamo ancora chi è, alla maschera di ferro. Maschera di ferro è entrata in piazza Fontana, si sta avvicinando, accompagnata dalle guardie e dai Guasconi. Intanto un po' davanti al palco sta passando Maurizio Agliotto e Maurizio Lavezza, grazie. Un applauso anche per loro. Già fotografato. Intervento storico di livello, collaborazione con il gruppo storico di Rivoli, che sta andando a posizionarsi, seguito dalle guardie. Applauso! Magari accompagnato da Edo Rasconi. Un bene, così possiamo vedere bene. Un grandissimo attore, una grandissima persona che, dopo aver iniziato a lavorare come animatore nei villaggi turistici, nel 1991 partecipa al programma Piacere Rai 1 e l'anno successivo a Il più bello d'Italia, condotto da Patrizia Rossetti su Rete 4, vincendo il titolo come miglior talento. Nel 1994 esordisce come attore nella miniserie TV Italian Restaurant, regia di Giorgio Capitani. Attenzione, dal 2002 al 2005 interpreta il ruolo del maresciallo Andrea Ferri della serie televisiva di Canale 5 Carabinieri, diretta nelle prime quattro stagioni da Raffaele Mertes. Nel 2003 riceve il premio Telegrolla d'Oro come miglior attore di fiction. Nel 2005 interpreta il ruolo di Claudio nella miniserie TV su Rai 1 San Pietro, regia di Giulio Vasco. Nel 2007 recita insieme a Giuseppe Fiorello nella miniserie TV su Rai 1 Giuseppe Moscati, diretta da Giacomo Campiotti. Sempre nel 2007 interpreta da protagonista il ruolo di Francesco D'Assisi nella miniserie TV in Rai 1 Chiara e Francesco, regia di Fabrizio Costa. Come ho fatto a perdermi questo? Ci avviciniamo nel 2010, gira la 14ª stagione di Rex, prendendo il posto di Caspar Capparoni. Per quanto riguarda il teatro, quest'anno sta portando nei teatri d'Italia e ci sarà anche a Torino a febbraio L'amore migliora la vita, regia di Angelo Longoni. L'ultimo lavoro in teatro è il sindaco Pescatore, che sta anche lui girando nei teatri d'Italia. Signore e signori, Pinerolo, la maschera di ferro 2016, Ettore Bassi! Allora, ho già parlato troppo, lascio la parola a Ettore, se vuole dirci chi è la nonna di questo bimbo? Due parole sull'esperienza della maschera di ferro e anche sugli ultimi lavori che hai preparato. E questa è la nonna, ok, ecco qua. Ciao Pierolo! Ciao! Mi sento un po' Madonna in questo momento. Ok, avendo... okay, beh, ma quanti prendono... siete una marea, bravi. Allora, dunque, beh, grazie per avermi fatto vivere questa esperienza indimenticabile della maschera di ferro, perché vi assicuro che portare questa maschera, io non so il poveretto che l'ha portata per 30 anni come ha fatto, perché portarla per non so mezz'ora, 40 minuti è stato veramente una prova. Comunque sono molto fiero, contento, orgoglioso di essere qui da voi e insomma, quanti costumi, tutti sono vostri, tutti vostri, ve li cucite a casa? No, sì, va bene, che dire, io
verrò anche a Torino con uno spettacolo, quindi spero di vedervi a teatro, che il teatro va bene. Adesso la festa continua, messere. Come continua la festa? Chiamiamo sul palco qualcun altro? Chi c'è? Il regista. Regista Luigi Altaero! È lui l'artefice di tutto questo! Buonasera! Allora lui mi ha vestito, lui mi ha mascherato anche con una maschera di riserva, lo sapete voi? Che c'è la maschera di riserva? Il cerusico? Quando sono arrivato mi hanno chiuso in una stanza e mi hanno detto non uscire di qua. E poi mi hanno detto se vuoi uscire ti metti questa. E mi hanno dato una maschera bianca con il becco. No? Ecco. Che insomma. Non è comodissima da portare, eh. Però è stata un'esperienza anche quella. Bene. Che cosa? Ma chi ha vinto? Quanto ci mettete a preparare questa festa tutti gli anni? Una volta si gioca, tante volte si gioca. Siamo da un anno all'altro. Praticamente domani cominciamo. Cominciamo e andiamo avanti. Quindi adesso dovete scegliere la prossima maschera di ferro. Porca miseria. Tosta, eh. Allora io quando ero lungo le strade che camminavo dicevo adesso ci sono tutte le persone che si chiedono ma chi è, chi non è, come fa, che gambe che ha, è maschio, è femmina, è brutto, è basso. Una signora sono passata e ha detto vabbè però è basso. Scusi signora, però a un certo punto ho detto adesso non mi riconoscono perché ho la maschera. Pensa se salgo sul palco, mi tolgo la maschera, non mi riconoscono, è un casino. Siete stati bravi e molto gentili a farmi un applauso d'accoglienza. Grazie, vi ringrazio molto. Va bene. Complimenti per questa bellissima festa. Continuate così. Vi abbraccio. A presto, ciao, grazie a tutti. Te lo meriti come attore e come persona, sei una persona veramente speciale. Grazie, sono contento che tu quest'anno sei la nostra maschera di ferro. Devo ringraziare a tutti coloro che ci hanno aiutato in questa presente. Chi mi ha dato il tuo nome, chi. Guarda, è stata una cosa veramente, abbiamo avuto anche alcuni problemi noi con associazioni, con problemi di salute e cose varie, però poi guarda, oggi anche il sole splendido, la giornata splendida ci ha aiutato. Adesso io chiamerei sul palco tutti i membri dell'associazione per fare la foto. Se D'Artagnan riesce a scendere da cavallo, chiamerei la costumista Rita Curletti. Facciamo i tamburi.